Seconda parte del video, definitivo sul declino della Juventus. Attenzione, mi si era un po' intasata la memoria, ho fatto un po' di pulizia. Allora, dove eravamo rimasti? Allora, riepilogando, il declino della Juve inizia nell'estate 2016, quando, fatto il secondo double di fila, è fatto una bellissima partita fino al 90° col Bayern Monaco in Coppa Campioni. Ci illudiamo che per vincere, portacci tua, ci illudiamo, cioè pensiamo sbagliando che per vincere la Champions bisogna prendere subito determinati giocatori già belli e fatti, pagandoli uno sproposito e non programmando come accade per altre squadre, due su tutte, Bayern Monaco e Barcellona. Diciamo, si piglia Higuain. E non si tiene un Morata più giovane. Tra l'altro, Higuain quell'anno aveva fatto 36 gol al Napoli. Aveva fatto 36 gol l'anno de del record di Higuain. La storia ci insegna che nel calcio italiano, quando uno raggiunge tali vertici, non può che scendere di rendimento. Ecco, non che Higuain da noi abbia fatto male, anzi, oggi avercene di Higuain oggi. Però diciamo che il gioco non valse la candela in fin dei conti, perché fece un'ottima prima stagione Higuain, una seconda un po' in tono minore, poi lo diamo in prestito al Milan, poi va al Chelsea e poi torna alla Juve con Sarri, dove fa una stagione un po' così e poi va in America. Quindi i 90 milioni di euro per me che non hanno reso. Stesso discorso si potrebbe dire per Cristiano Ronaldo. Oddio, dal punto di vista realizzativo, diciamo che l'investimento è valso anche dal merchandising, eccetera, eccetera. Intanto sono finiti i primi tempi, l'Inter è in vantaggio, le altre sono tutte sullo 0-0. Dal punto di vista del merchandising, diciamo che qualcosa ha reso. Poi c'è stato il Covid, eccetera, eccetera. Però non possiamo incolpare il Covid di quel che è successo. Per esempio, guardate l'Inter di oggi. L'Inter di oggi. Handanovic. Brozovic, Perisic, Gagliardini, c'erano già nell'Inter di Pioli e di De Boer. Erano già nell'Inter di Pioli e di De Boer, quella che ci faceva ridere. Cosa è successo? Che adesso questi giocatori, magari Gagliardini un po' meno, sono basilari in questa squadra. Ecco, la costruzione di una squadra vincente prolungata nel tempo, tassello per tassello, cosa che a un certo punto la Juve ha smesso di fare. Perché io ripeto, io avrei tenuto piuttosto, avrei tenuto Pogba, avrei tenuto Morata, il primo Morata, non certo questo, l'avrei tenuto. Tanto gli scudetti si vincevano uguale, con Mandzukic e Dybala si vincevano uguali gli scudetti. Avrei aspettato Marchisio. Avrei aspettato Marchisio, avrei. E una volta magari recuperato Marchisio, avrei avanzato Pjanic. Ecco, oggi si critica tanto Bernardeschi. Bernardeschi per me non è un investimento sbagliato, anzi, anzi. Bernardeschi è un po' quel che è stato Marocchino nella Juve di Trapattoni pre-Platini, un formidabile contropiedista che con Allegri va benissimo. Ma dato che noi, dopo quella famosa partita con l'Ajax, ci mettemmo nel cervello di fare il gioco di sta minchia, il risultato qual è stato? Fuori con Lione e con il Porto agli ottavi. Questo è stato il risultato. Uno scudetto risicato con Sarri, che se, attenzione, che se non sbloccano tutto per la pandemia, non so se lo vinciamo con lo scudetto. Non so se lo vinciamo con lo scudetto. Un'annata in cui si decise di far comandare nello spogliatoio Cristiano Ronaldo chiamando Pirlo. Il risultato: ci qualifichiamo per la Champions, per l'attuale Champions, per il rotto della cuffia. E niente. Ma non per il giocatore in sé. Perché Cristiano Ronaldo con il inserito nel centrocampo Pirlo, Vidal, Marchisio è decisivo come lo è stato nel Real Madrid. Ti fa vincere la Champions League. Ma con un centrocampo, Bentancur, Rabiot, McKennie, cosa cazzo ti può fare Cristiano Ronaldo? È inutile spendere tutti quei soldi. È perfettamente inutile. Stai piuttosto 1 o 2 anni senza vincere,
ma mi rafforzi la squadra dove ci vuole. Per esempio, ora, adesso noi abbiamo dato Demiral all'Atalanta quando abbiamo Bonucci 35 anni e Chiellini 38. Queste sono le cazzate che non dobbiamo fare. Abbiamo dato Benatia nei paesi arabi, Rugani l'abbiamo mandato in Francia, Rugani per il quale vale lo stesso discorso di Morata, attenzione, perché il Morata di oggi è figlio dei fallimenti di Madrid, sponda Real, Madrid, sponda Atletico e Londra, sponda Chelsea. Se Morata fosse rimasto alla Juve, oggi avremo un senatore in più, un giocatore con tutt'altra autostima, perché Morata le qualità le ha, eh? Perché Morata non voleva andare via nel 2016. Se il Real Madrid esercitò la recompra è perché Morata aveva fatto bene alla Juve, altrimenti non la fa la recompra il Real Madrid. Non la fa la recompra il Real Madrid. Mi spiego o no? Magari non buttare tutti quei soldi per Higuaín, per Cristiano Ronaldo, puntare a un centrocampista, che so, per esempio, un grande pallino di Allegri, la Isco. Avresti avuto i soldi per portarti Isco a Torino. Questo per dirne uno. Per dirne uno. Ok? Magari avresti vinto qualche scudetto in meno, ma ora avresti la squadra forte. Invece questa è una squadra che va completamente rifatta. Signori, signori, Cuadrado, noi ci siamo messi in testa che Cuadrado avrebbe dovuto giocare ad alti livelli fino a 40 anni. Non è così. A un certo punto è passato anche il tempo di Franco Causio, che di Cuadrado ne valeva 100. Franco Causio. A un certo punto Trapattoni optò per il più giovane marocchino, che poi non durò tanto, perché poi arriva Boniek e Marocchino fu mandato a Verona e finì praticamente lì la sua carriera a grandi livelli. Ma a un certo punto dovremmo perché l'ultimo Causio faceva cagare. Anche se poi fece un'ottima stagione a Udine, ma più che altro per partecipare ai mondiali fece quella grande stagione a Udine. Questa è la storia del calcio, signori. È la storia del calcio. Vedete Real Madrid. A un certo punto è arrivata l'ora di fare a meno di Sergio Ramos. È arrivata l'ora di fare a meno di Iker Casillas. È arrivata l'ora di fare a meno di tanti altri giocatori. Di Varane. E guardate adesso cosa fa Varane a Manchester e cosa fa il Real della Liga. Il Real probabilmente vince la Liga quest'anno. Un domani farà anche a meno di Modric, ma già pronto Valverde. Farà a meno di Casemiro, magari punterà su Dani Ceballos, che è il suo, che è un gran bel giocatore. Rispolvererà Isco. Perché la Juve di Moggi durava? L'ho detto nella prima parte di questo video. Perché inseriva Centellinar, un anno ha fatto una mezza rivoluzione, quando andavano via Vialli, 32 anni, Ravanelli, mi sa 28 anni, aveva il 96, e Paolo Sousa. Arrivano Zidane, arrivano Vieri, arriva Moruso, arriva l'altro, Montero. Comunque la squadra... Ma c'era ancora la vecchia guardia, lo zoccolo duro che reggeva finché non integrava tutti questi giocatori. L'ho detto nel primo video, se si esclude la disgraziatissima stagione 98-99, la Juve di Moggi, il peggior risultato che ha fatto, il terzo posto nel 2003-2004. Ok? Poi ha fatto due secondi posti, in cui in uno ha vinto la Champions League, nell'altro gli fu praticamente scippato lo scudetto, sappiamo come, nel famoso Perugia-Juventus. Basta, questo è quanto, signori, ma è così, le squadre vincenti per durare vengono ritoccate passo dopo passo, non con grandi spese, non grandi spese che ben inteso, non servirono nulla neanche al Milan di Berlusconi. Lentini e Papin, pagati una fortuna, dopo due anni erano inservibili.
Dopo 2 anni Papel fu sbolognato al Bayern Monaco e Lentini dopo l'incidente non fu più lui. Il Milan ha continuato a vincere, ha preso UEA, non ha fatto spese folli, ha preso UEA, ha tenuto Savicevic, ha vinto con Massaro, ha vinto con Marco Simone il Milan. Che erano già inseriti in quella squadra, che prima erano le loro riserve di Van Basten e di Gullit. Nel frattempo loro diventano senatori, acquisiscono personalità e il Milan continua a vincere. Così si vince. Altrimenti il declino inizia il declino lento ma inesorabile, perché è così. Perché c'è una bella differenza fra la finale di Champions del 15 e quella del 17. Nel 15 tu ci arrivi da outsider, allora tu dovevi continuare con la mentalità della crescita a piccoli passi. Magari saresti arrivato al punto che devi vincere 3 Champions League di fila. E invece tutto è subito, tutto è subito. Poi succede il rovescio di Cardiff, succedono le liti con Bonucci, si spaccano gli spogliatoi, Higuain che non è più lui, Dybala che comincia a stare sulle palle ai senatori, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è qua, questo è il discorso del definitivo. Basta. Concludo. Il declino Juve inizia nell'estate del 2016. Punto. Iscrivetevi al canale.